Ciao, mi chiamo Carlo, benvenuto sul mio canale. Oggi studiamo un riff, il numero 1, del mio metodo Bass Blues Licks. Il blues è un blues in fa. Nel mio metodo troverai nella prima nota che viene suonata nella partitura troverai un cerchiolino verde e un numero dentro, o un numero o una lettera. Tengo sempre a specificare qual è il grado rispetto alla tonalità di partenza del mio blues. Quindi un blues in fa avrà come tonica la nota fa. Il quinto grado è un do, perciò scriverò sulla prima nota, ho scritto che la prima nota è un do, ho scritto il 5 cerchiato di verde. Quindi io saprò che parto dal quinto grado. Nel momento in cui andrò poi a suonare gli altri accordi del blues, che sono al quarto grado, quindi in fa vado in si bemolle, avrò come quinto grado, partirò dal quinto grado di nuovo, in questo caso sarà un fa acuto. Però anche senza sapere la nota, io, se penso ai gradi, riuscirò comunque a ritrovarmi e riuscire a trasportare in maniera più semplice possibile, che è quello su cui lavoro principalmente in questo metodo sul blues. Partiamo dal do, la prima frase. Allora, do, si bemolle, sol. Il do è il tasto 10, corda di re. Si bemolle, tasto 8, corda di re. Il sol, tasto 10, corda di la. Mi bemolle, tasto 8, corda di sol, e poi ricado sul mio do. Come hai potuto sentire, sul mi bemolle inserisco un leggero bending. La nota intonata sarebbe questa. Io la faccio diventare così. Questo per dare un po' più di espressività alla frase che sto suonando, cosa molto tipica nei blues, di alzare di un quarto di tono una nota. Quindi la prima frase parte in levare. 3, 4, 1. Benissimo. La seconda parte della frase, che viene messa nella seconda battuta. Do, si bemolle, do, che li abbiamo già presi prima, e poi vado a finire sul fa. 3, 4, 1. E queste sono le mie prime quattro battute. Nel metodo, per questo primo esercizio, io lo scrivo su tutte e 12 le battute, mentre normalmente invece scrivo soltanto il riff sul primo grado, perché poi il tuo lavoro sarà quello di andarti a ricavare il quarto grado, il quinto grado, con le diteggiature e con appunto le note che devo suonare. Ed è proprio l'intento del libro, quello di farti lavorare su qualcosa, e quindi non leggere soltanto, ma ragionare sugli accordi e sui gradi. Sul quarto grado, come dicevo prima, quindi partirò, il quarto grado di fa è un si bemolle, partirò dalla quinta del si bemolle, che è un fa acuto, e lo trovo al tasto 15 della corda di re. In questo caso andrò a replicare la posizione tenuta sull'accordo di fa, ma in si bemolle, partendo dal quinto grado. Quindi dovrò mantenere la stessa diteggiatura.
Stessa cosa poi quando vado sul quinto grado. Il quinto grado sarà un accordo di Do e io dovrò partire dalla sua quinta, che è un Sol, quindi al tasto 17 della corda di Re. Poi in Si bemolle e poi in Fa. Essendo un riff sviluppato su due battute, quando mi troverò a passare dal quinto al quarto grado, avrò solo una battuta a disposizione e qui dovrai tu ingegnarti a trovare un passaggio che possa rendere bene. In questo caso io prima ho suonato in pratica cosa ho fatto? Ho mantenuto la stessa, la prima battuta, e ho suonato soltanto la prima battuta in Do e la prima battuta in Si bemolle. Avrei potuto anche suonare ad esempio la prima battuta in Do e la seconda invece in Si bemolle, la seconda battuta, e poi per tornare in Fa. Quindi qua lascio aperto alla tua fantasia e al tuo buon gusto soprattutto per poter scegliere una soluzione che sia la migliore per te. Grazie per aver visto questo video, spero che ti sia utile in qualche modo. Vai a vedere sul mio sito il demo di questo metodo Bass Blues Licks, oppure dai un'occhiata agli altri miei lavori. Grazie, ciao, al prossimo video.